cominciamo dai portieri, sono due ritorni, gente, persone, calciatori che la realtà palmese la conoscono molto bene. Sabato Peluso, proveniente dal Sibilla Bacoli, Antonio Luongo. Difensori, capitano già l'anno scorso, quindi già palmese dopo, mi permetto di dire, Emiliano Angieri. Noi che siamo i giocatori, tra virgolette, di questa squadra, siamo estremamente contenti di quello che è stata la vicenda di Pescaggio, in quanto abbiamo la possibilità di giocare in eccellenza con la Palmese, che è una società storica. Da, diciamo, da parte nostra noi promettiamo il massimo impegno negli allenamenti per cercare di raggiungere gli obiettivi quanto più importanti possibile. I presidenti hanno allestito una rosa composta da giocatori che sono sicuramente di categoria superiore, di conseguenza noi l'unica cosa che dobbiamo provare a fare è cercare di vincere quanto più partite possibile. Quello che noi, diciamo, cerchiamo è, oltre a mettere il nostro impegno, è sperare nell'appoggio del pubblico che magari possa tornare allo stadio insieme a noi giocatori per cercare di raggiungere obiettivi sempre più importanti sia per noi che per i tifosi, che per la società, che per questa piazza fantastica. Dell'ultima ora, Simonetti Orlando. Proveniente dall'Inter Napoli, Alessandro Izzo. Già in organico alla Palmese, Giovanni Addeo. Anche i prossimi due calciatori provengono dal vivaio della Palmese e sono Fausto Buonaiuto e Carmine Giordano. Il corretto proviene dalla scuola calcio Mater Dei. Già in organico alla Palmese, Umberto Siano. Diamo anche una notizia in anteprima, abbiamo presentato il vecchio capitano, capitano per quest'anno invece Mimmo Lamanna. Buonasera, io vado, continuo sull'onda di Emiliano, non voglio dilungarmi troppo, ci tengo a sottolineare che far parte di questo gruppo alla nome della squadra, vestire questi colori per noi è un, oltre che un sogno, è un dovere cercare di riscrivere qualche pagina importante di questa già gloriosa storia. Cercheremo con l'umiltà, con il massimo impegno e con il lavoro, il sacrificio sul campo, di non deludere le aspettative dei tifosi e della società. Bravo. Mimmo Lamanna, siamo passati ai centrocampisti, continuiamo con Massimo Falcone, proveniente da anziano. Già giocatore della Palmese, Antonio Santaniello. Adriano Lombroboccia. Lucio Pastore. Dal Sibilla Bacoli, Emanuele Valentino. Proviene invece dal vivaio della Palmese, Stefano Nunziato. Non è presente qui stasera, però conclude ovviamente ai centrocampisti in rosa, Attilio Peluso, proveniente dal Cicciano. Passiamo agli attaccanti, proviene dal Nola, Fiorenzo Pastore. Già in organico alla Palmese Calcio, Biagio Campora.
Danilo Napoli. Ovviamente c'è anche qui un ritorno, Amerigo Ferraro. Diciamo che far parte di questa famiglia è sicuramente un onore enorme, immenso, nel senso che io sono nato in questo ambiente calcistico, quindi sono stato sempre l'avversario della Palmese e quindi far parte di questa famiglia mi onora tantissimo e lo so che ci avete parlato fino. Quindi... ma questo fa parte del mestiere, niente, noi in 24 ore ci troviamo in eccellenza, siamo un po' impreparati, quindi stiamo cercando di migliorarci con l'aiuto dei ragazzi, però sinceramente ho dovuto spegnere il telefono perché ci sono tanti ragazzi che desiderano vestire questa maglia e quindi quelli che fanno parte già di questa famiglia devono essere onorati. E metterci tanto impegno perché sicuramente questa è una piazza che merita tantissimo. Grazie. Ritorniamo un attimo al mercato con un acquisto dell'ultima ora dall'Ariano Irpino, il centrocampista Francesco Fortino. Giusto concludere la presentazione con uno staff di tutto rispetto che sarà in ausilio alla squadra, preparatore atletico Antonio Ferrara, io sono il più iato tra l'altro, dai giocatori, preparatore dei portieri Giovanni Torino. Assaggiatore Fabio Biscopo. In conclusione ovviamente magazzinieri Angelo Peluso. Non so se è presente Italo Grandi.